l'azienda di usare di usare i nuovi strumenti al fine delle operations, quindi dell'operatività e non solo della comunicazione, può aiutare molto. Io ho un'azienda che ha 30 persone a casa loro, che lavorano da casa loro e sono molto digitale e questo mi permette non solo di essere più efficiente, ma di, usando i giusti strumenti, anche di risparmiare un po' di soldi, per esempio di essere più elastico. Che fare? Ma ci sono in pochi minuti, è difficile dirlo anche perché è tutto molto complesso. Ogni volta che noi dobbiamo spiegare da che lavoro facciamo alla mamma, sino a il perché bisogna introdurre il digitale nell'azienda o nella vita di tutti, non basta una parola, non basta un esempio, è molto più complesso. Gli esempi tendono a ridurre e non aiutano a capire realmente come è fatto questo mondo. Quindi, voglio dire, per correre, per fare a volo d'angelo su quelli che sono i temi principali del nuovo web, di quello che rappresenta, vi mando alcune immagini che ci aiutano a conoscerlo, a capirlo. Bisogna imparare a dialogare, per esempio. Ovviamente, questi sono messaggi rivolti alle aziende, no? C'è bisogno di liberarsi dai vecchi paradigmi che spesso sono, insomma, non fanno bene all'azienda moderna. I mercati sono conversazioni, includere il manifesto, primo punto, fondamentale, ormai anche perché ormai è più di 10 anni, per cui insomma è diventata realtà. Tutti sono connessi a tutti, saperlo, essere coscienti di questi, servono nuovi linguaggi, quindi, perché non è il codicino quello delle K, dell'SMS o i 140 caratteri di Twitter, è proprio un nuovo linguaggio, un nuovo approccio, anche perché ci sono nuovi strumenti con cui conversare. Ogni strumento ha le proprie peculiarità e quindi all'interno del quale bisogna usarne le caratteristiche sostanzialmente, bisogna aprire il dialogo, bisogna imparare a condividere, anche perché, ragazzi, stiamo parlando di aziende, cioè a volte sembra che siamo tutti un branco di filantropi completamente disinteressati alle revenue, al guadagno, ai break-even, all'economia, quando in realtà l'economia è centrale, ma anche perché, voglio dire, stiamo parlando di aziende e noi abbiamo il dovere, anche proprio per legge in alcuni casi, di far sì che l'azienda faccia del suo meglio per raggiungere il principale scopo, che è quello di produrre utili, bla bla bla. Solo che per farlo oggi si fa in modo diverso, non c'è solo un modo. Ci sono aziende come Wikipedia che usano il donationware per stare liberi dagli sponsor, accettano donazioni e basta, anzi neanche troppe perché poi puoi diventarne padrone. E avanti così. E tutte queste sono economie sostenibili, no? Che nascono magari dalla conoscenza condivisa. Le aziende devono fare market sensing perenne, quindi stare sempre connessi al mercato. Non si può guardare, fotografare e leggere un libro, anche se è il mio, e pensare di conoscere, di aver capito tutto del web. Bisogna continuare, questo è un po' come, insomma, un elenco di cose, poi forse c'è di più, non lo so, però poi bisogna andare online e continuare a vivere quello che c'è, le novità, i cambiamenti, eccetera. Mettere l'utente al centro, perché se non lo mettete al centro voi che fate delle attività verso gli utenti, comunque ci si mette da solo, perché lui non è più passivo. Le strade per fare questo sono molte, anche perché ci sono nuove nicchie, scusate, è avvertito. Non interpretare nel modo corretto quello che accade crea gravi danni mediamente. Allora, perché in azienda si fa fatica a usare correttamente il nuovo web? Si usa, abbiamo il sito internet, abbiamo siamo andati su Facebook e anche su, abbiamo ancora un'isola là che ci aspetta con il co. Come si fa? Allora, il problema principale è legato alle persone. Persone sono quelle che arrivano in aziende un po' analogiche, mediamente disinteressate se non sulla carta o sul titolo, ma poi quando vanno a casa mi guardano come un pazzo quando compro un nuovo device digitale che mi permette di fare cose, ridono se faccio check mail mentre cammino al posto di guardare, che ci mancherebbe, è un po' un atteggiamento compassato, capisco, però voglio dire, dovrebbe far parte un panno, magari non completamente, della vita di molti. Il tunnel della mente, c'è un capitolo sul libro dedicato a questo, quindi quell'atteggiamento che ti porta a vedere le cose che hai già visto, no? E a non guardare oltre, a non capire, a non comprendere che ci sono dei grossi cambiamenti, in questo caso culturali.